Uomini e donne, Mariano Catanzaro nel mirino, il pubblico è preoccupato. Uomini e donne, anticipazioni trono classico. Prime critiche per Mariano Catanzaro tronista, spunta il timore del pubblico sarà una pagliacciata, ecco perché. La curiosità dei fan di Uomini e donne è tutta per il nuovo tronista. Mariano Catanzaro ha fatto il suo ingresso nello studio di Canale 5, e per la terza volta, la scorsa settimana e nella nuova registrazione del Trono Classico ha fatto le sue prime conoscenze. Per il primo incontro con le sue corteggiatrici, Mariano non poteva che scegliere un modo speciale e sicuramente simpatico, è stato infatti chiesto loro di sottoporsi a difficilissime prove tra cui una camminata sensuale, l'accavallamento delle gambe, un ballo e un bacio al buio, prove che gli sarebbero servite a comprendere chi tra loro potesse piacergli di più. Inutile dire che questo metodo ha già scatenato le prime polemiche, in primis a Nicolò Brigante, l'altro tronista, ad ammonirlo per i suoi metodi un po' troppo sopra le righe, ma sono anche alcuni fan del programma a sospettare che questo trono potrebbe essere più volto ad ottenere visibilità che a trovare l'amore. Le preoccupazioni dei fan di Uomini e donne. Spero che ora che Mariano è tronista non diventi una pagliacciata il suo trono e non sia fatto solo delle sue sceneggiate. Teme infatti una telespettatrice di Uomini e donne, preoccupazione condivisa anche da altri. Inutile dire che il nuovo tronista porti una ventata di novità e leggerezza al programma, ultimamente molto polemico e ricco di rivalità, soprattutto tra le troniste Niloufar e Sara. Mariano saprà anche mostrare la sua parte più seria e sensibile? Lo scopriremo di certo nelle prossime puntate, intanto scopriamo che proprio per lui sono arrivati volti già noti ai fan del dating show come Alessandra Costa, che corteggiò Amedeo Andreozzi, e Karin Bonucci, che corteggiò Oscar Branzani.